Buongiorno Dottor Carolara, siamo con il Sindaco Rita Rossa al termine della conferenza stampa per la presentazione dell'evento che ci sarà in via d'Ossena. Ecco, volendo parlarne solo in sintesi, visto che già se ne è parlato ampiamente. Ma è un momento che abbiamo intitolato Scopriamo via d'Ossena, abbiamo voluto accendere un focus su una via che è quasi terminata, purtroppo non è ancora del tutto terminata perché gli eventi delle eccezionali piogge di questi dei due mesi scorsi hanno registrato anche sospensione dei lavori proprio per le difficoltà, insomma, che sono ben note a tutti, anzi il governo recentemente ha riconosciuto lo stato di emergenza, quindi naturalmente per gli eventi che si sono determinati in tutta la provincia, quindi anche ad Alessandria. E quindi in realtà non possiamo presentare una percorribilità completa della via, perché forse possiamo contare sulla fine della pavimentazione o quasi, cioè il tempo tecnico, insomma, che la posatura richiede perché si assesti. Ciò nonostante abbiamo voluto organizzare, il nostro assessorato al commercio ha organizzato insieme, appunto, nell'ambito del contesto del PISU, un momento che è fatto di molte iniziative e di tante opportunità, un momento danzante, un momento di spettacolo, un momento musicale, un momento in cui anche i commercianti si mettono in gioco, la pericena offerto dalla pizzeria, commercianti che certamente hanno sofferto a causa del cantiere aperto, però adesso possono contare in un rilancio anche in considerazione del bando che è previsto dal PISU e dalle risorse che sono oltre 800.000 euro che sono messe a disposizione di nuove attività o di rifacimento o rinnovamento di attività già esistenti. Ecco, tra l'altro ci sono già quante domande? Ci sono già oltre 200 domande. Gli assi sono, ripeto, creazione di nuova impresa, intendiamo attività commerciali, libero i professionisti, attività artigianali e quant'altro, insomma, si muove attorno alle partite IVA, oppure sostegno alle imprese già esistenti che vogliono scommettere in un rinnovamento. Quindi diciamo che ci sono anche imprenditori e commercianti che buttano un po' il cuore oltre l'ostacolo e hanno deciso di scommettere anche su questo restyling complessivo di una zona che dovrebbe diventare appunto un biglietto da visita, un fiore all'occhiello, un altro tassello di accompagnamento al centro della città. Abbiamo previsto anche l'illuminazione della stessa via e, insomma, vogliamo che il Natale accenda i riflettori anche su via d'Ossena. Peraltro già dal 13 di dicembre in piazza Santo Stefano ci sono momenti di animazione ed è un continuum con tutte le attività che si svolgono in città. Ecco, e proprio per questi motivi anche via d'Ossena diventerà pedonabile e la mancanza di parcheggi sarà compensata in che modo? Allora, via d'Ossena sarà completamente pedonabile, anzi in questi giorni i vigili stanno provvedendo a predisporre e a mettere biglietti di cortesia sulle auto che ancora sono lì parcheggiate. È vietata la sosta e la fermata, quindi naturalmente passati i giorni in cui si informa dovutamente la popolazione si passerà poi a elevare le sanzioni per chi non volesse rassegnarsi naturalmente alla nuova disposizione. Quindi riteniamo poi che l'eventuale necessità di parcheggio debba essere compensata con disponibilità di ulteriori posti e di realizzazione nell'immediato del parcheggio della GIL, che saranno oltre 100 posti, e successivamente l'abbiamo inserito nel piano triennale delle opere il parcheggio multipiano di via Gobetti. Nel frattempo, una volta finito il ponte, la funzionalità del parcheggio di Piazza Gobetti sarà al 100% e quindi saranno recuperate ampiamente tutte le esigenze di parcheggio che in quella zona si determinano. Ecco, dopo mille polemiche con alcune associazioni di commercianti, la pista di pattinaggio su ghiaccio oggi mi sembra venga inaugurata. Sì, è stata una pista che ha scatenato polemiche, poi è stata anche oggetto di atti che sono stati vandalici, ma che io definisco di intimidazione.
presentazione, perché il ritardo di più di 8 giorni che si è verificato nell'apertura della pista è stato dovuto a eventi che inizialmente potevano sembrare delle casualità: è saltato il quadro elettrico, si è fermato un motore. Quindi più di un danno. Sì, per ultimo abbiamo registrato il taglio dei tubi nella notte, appunto tra venerdì e sabato. È un taglio doloso, questo mi fa credere che anche le altre due coincidenze non fossero appunto coincidenze. Io ritengo questo un atto intimidatorio nei confronti dell'amministrazione. Chiunque l'avesse perpetrato naturalmente ha creato soprattutto un danno alla popolazione. La pista è stata collocata lì per dare attrattività, per inserire un'altra opportunità che potesse essere rivolta ai ragazzi, oltre alle giostrine, insomma alle attrazioni che ci sono in città per i bambini, ed è stata collocata lì per dare l'opportunità di avere movimento che si distribuisca su via Dante, su via Migliara, via dei Martiri e Corso Roma. E poi dobbiamo dire che comunque l'accesso a Piazza della Libertà è comunque garantito da una serie Le polemiche mi sono sembrate eccessive, peraltro nella giornata di oggi, giovedì, incontrerò le associazioni di categoria, insomma, per fare un po' un quadro completo. Noi ci siamo preoccupati di garantire l'accesso e l'uscita alla piazza, di renderlo scorrevole, perché il parcheggio di Piazza della Libertà ovviamente è un polmone, una risorsa. Le code a Natale ci sono sempre state, meno male, perché vuol dire che si riversa gente. Ripeto, l'accesso è garantito, la pista al contrario ha evitato una cosa che comunque avrebbe determinato caos e non avrebbe fatto bene al commercio, che sono quelle spiacevoli e ormai insopportabili e fastidiose doppie e triple file di auto che si verificano costantemente in Piazza della Libertà. Questo ci fa dire che una regolamentazione, un ordine della viabilità va proposto, e questo lo vogliamo fare naturalmente con la partecipazione di tutti. E quindi in futuro si prevede un'area pedonale per quanto riguarda la piazza? Ma insomma, si prevede un intervento che, ripeto, non inibisca la facilità di accesso al parcheggio, ma nel contempo non crei le condizioni per far sì che la piazza sia centro di attraversamento delle auto. Al contrario, noi dobbiamo portare la gente non perché passi attraverso la piazza e si rechi da un punto all'altro della città, diciamo tagliando per il centro. Dobbiamo consentire che la gente arrivi e si fermi, e nello stesso tempo dobbiamo consentire che il gusto anche del passeggio possa servire al commercio, perché le due cose devono stare insieme: possibilità di parcheggio, possibilità di vivibilità anche del centro storico. Anche perché credo che sia l'interesse da parte dell'amministrazione comunale di favorire il commercio e non certo di penalizzarlo. Ma assolutamente no, ci mancherebbe altro, non c'è nessuna azione contro il commercio e contro i commercianti. Credo che le stesse città citate dalle associazioni di categoria come Eccellenza in questi giorni del Natale siano tutte città che hanno un centro pedonale e quindi hanno possibilità per i cittadini, per i turisti, di trovare anche momenti in cui non c'è pericolo a circolare in centro, non c'è disordine, non c'è affastellamento di auto, ma ci sono condizioni di vivibilità complessive e di accessibilità. Questo noi dobbiamo realizzare. Certo. E per concludere, il 2014, Capodanno in piazza. Sì, il Capodanno in piazza è un tradizionale appuntamento, peraltro noi ci teniamo particolarmente, credo che ormai la scelta della piazza sia una scelta che ha portato tante amministrazioni a condividere il fatto che c'è bisogno, c'è necessità per tanti che rimangono nelle città di condividere, di riallacciare relazioni, di trovare anche quell'emozione collettiva nel salutare il nuovo anno e nel salutare quello che se ne va. Quest'anno abbiamo e siamo orgogliosi e commossi la partecipazione di Riccardo Schiara, che ha portato il nome di Alessandria in giro per diciamo così, per tutte le sue esibizioni a X Factor, insomma, in un talent che è stato seguito da moltissime persone, e quindi anche lui è molto contento di poter condividere con la città un momento comunque di gioia, un momento come quello del Capodanno, e cogliere l'occasione anche per ricevere il calore, ringraziare per lo stesso calore che gli alessandrini gli hanno dimostrato. Per noi un'occasione per offrire un palco a un ragazzo straordinario che ci ha reso tutti orgogliosi, insieme a lui poi i Popsy Music, che fanno musica anni 70, 80, 90, insomma, quindi si ballerà tutti insieme. Grazie.
Bene, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie.